Ho il documento che dimostra che questa riforma costituzionale, su stessa ammissione del governo, non è stata scritta e approvata per il popolo o per la democrazia, ma è stata scritta e approvata per fare in modo che fossero realizzati, per fare in modo che siano realizzati con maggiore facilità gli interessi sovranazionali sia della sovrastruttura europea, sia dei mercati finanziari. Questa riforma costituzionale di certo non aiuta la democrazia, di certo la smantella e stasera vi dimostrerò attraverso il documento ufficiale che questa riforma è stata scritta unicamente, sottolineo unicamente, per far sì che vengano con maggiore facilità raggiunti gli interessi, gli scopi dell'Unione Europea e dei mercati finanziari. Stasera vi leggerò parte di questo documento, documento ufficiale del Governo della Repubblica, pubblicato anche sul sito del Senato. La riforma non serve al popolo, la riforma su stessa ammissione del Governo serve ai mercati finanziari e alla sovrastruttura europea. Bene, prima di mostrarvi, o meglio di leggervi il documento, vi leggerò, partirei da quello che è detto il vincolo esterno dell'Unione Europea, il vincolo esterno rappresentato dalla normativa europea che entra in Costituzione. I sostenitori del sì mi accusano, ci accusano, di fare del complottismo, perché all'articolo 117 viene sostituito soltanto vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario con vincoli derivanti dall'Unione Europea. Bene, cari miei sostenitori del sì, non avete capito nulla. Io mai, mai ho parlato di vincolo esterno in riferimento all'articolo 117. Nessuno di noi ha parlato di vincolo esterno in riferimento all'articolo 117. È chiaro che si tratta di un cambio di terminologia, ma attenzione, il vincolo esterno rappresentato dalla normativa europea viene inserito con gli articoli 55 e 70. La pillola avvelenata è data dagli articoli 55 e 70, non dall'articolo 117 della Costituzione, bensì dagli articoli 55 e 70. Mettetelo bene in testa, il vincolo esterno rappresentato dalla normativa europea è dato dagli articoli 55 e 70. Adesso vi leggerò parte dell'articolo 55, il quale nel delineare le funzioni del nuovo Senato prevede che quest'ultimo concorra, leggo testualmente, all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione Europea. Partecipa alle decisioni, ascoltate bene, partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione Europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione Europea sui territori. L'avvocato Marco Mori, mio collega e amico fraterno, è stato il primo ad accorgersi di questo e me lo ha subito comunicato. Inizialmente avevo nutrito un certo scetticismo, ma poi ho iniziato a studiare in maniera molto approfondita, essendo io, diciamo così, l'esperto in materia di diritto costituzionale, e sono arrivato a conclusione che Marco aveva pienamente ragione. Lui ha concentrato i suoi studi più sul rapporto tra la Costituzione e i trattati europei. Io anch'io ho fatto quel tipo di studi, tant'è che ho pubblicato dei libri, ma sono per formazione un costituzionalista, per cui mi concentro moltissimo, molto di più su quelli che sono gli aspetti di diritto costituzionale. Devo dare atto che Marco aveva pienamente ragione. Cosa significa aver inserito in Costituzione il vincolo esterno rappresentato dalla normativa europea? Significa che se oggi l'Italia
è tenuta al rispetto dei vincoli derivanti dall'Unione Europea, è dato dal fatto, è dato principalmente dal fatto che abbiamo sottoscritto dei trattati. Bene, perché l'Italia non rispetti più i vincoli derivanti dall'Unione Europea, ad oggi è sufficiente denunciare, attraverso l'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea, i trattati europei. Quindi se noi oggi volessimo sganciarci, spaccare le catene, sganciarci da questi vincoli derivanti dai trattati europei, sarebbe sufficiente denunciare i trattati europei attraverso la leva rappresentata dall'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea. Se invece il testo di revisione costituzionale, cioè se invece la riforma costituzionale dovesse superare la prova referendaria, cioè se dovessero vincere i sì il 4 dicembre, il 5 dicembre, cioè il mattino dopo, noi saremmo obbligati a rispettare la normativa europea non più per trattato, bensì per Costituzione, il che vuol dire che per sganciarci un domani non sarà sufficiente denunciare i trattati dell'Unione Europea, ma sarà necessario intervenire con la procedura aggravata prevista dall'articolo 138 con una nuova revisione costituzionale. Cioè noi saremmo schiavi, se passa il sì al referendum, noi saremmo schiavi dell'Unione Europea non più per trattato, dove ancora è possibile una soluzione giuridica, ma addirittura per Costituzione. Chi ha scritto e approvato questa riforma, se non era, diciamo così, ignorante, era un farabutto in malafede. E mi assumo le responsabilità di quello che dico. Andiamo al documento ufficiale, proprio perché se mi volete denunciare, vigliacchi sostenitori del sì, in tribunale porterò le prove. Andiamo al documento ufficiale del governo italiano, pubblicato anche sul sito del Senato della Repubblica, dove dimostrerà questo documento, con questo documento io vi dimostrerò che tutto quello che ho detto è vero. È nella volontà del governo italiano porre per sempre la Repubblica italiana sotto il giogo, sotto la schiavitù dell'Unione Europea. Adesso vi fornirò il documento ufficiale. Si tratta della relazione illustrativa al disegno di legge di revisione costituzionale presentato dal Governo al Senato l'8 aprile 2014, documento facilmente scaricabile anche dal sito del Senato della Repubblica, dove io l'ho trovato e dove grazie a Marco ho potuto averne contezza già oggi pomeriggio. E questo documento, che si intitola Le ragioni della riforma, ripeto, relazione illustrativa al disegno di legge di revisione costituzionale presentato dal Governo al Senato l'8 aprile 2014, Le ragioni della riforma. Portatemi in tribunale, io porterò questo documento. Il governo italiano con questo documento dimostra che la riforma costituzionale è scritta e approvata non per la democrazia, non per la libertà, non per una maggiore efficienza dello Stato, ma per seguire, per sottostare, per ordinarsi a quelle che sono le esigenze, le vili esigenze dell'Unione Europea, della sovrastruttura europea. Adesso leggendo vi renderete conto che quello che sto dicendo è tutto nero su bianco in questo documento del governo. Lo spostamento del baricentro decisionale connesso alla forte accelerazione del processo di integrazione europea e, in particolare, l'esigenza di adeguare l'ordinamento interno alla recente evoluzione della governance economica europea, da cui sono discesi tra l'altro l'introduzione del semestre europeo e la riforma del patto di stabilità e crescita, e alle relative stringenti regole di bilancio,
quali le nuove regole del debito e della spesa, le sfide derivanti dall'internazionalizzazione dell'economia e del mutato contesto della competizione globale, le spinte verso una compiuta attuazione della riforma del titolo quinto della parte seconda della Costituzione, tesa a valorizzare la dimensione delle autonomie territoriali e in particolare la loro autonomia finanziaria, da cui è originato il cosiddetto federalismo fiscale, e l'esigenza di coniugare quest'ultima con le rinnovate esigenze di governo unitario della finanza pubblica, ascoltate bene, connesse anche ad impegni internazionali, il complesso di questi fattori ha dato luogo, udite udite, ad interventi di revisione costituzionale rilevanti, ancorché circoscritti, che hanno da ultimo interessato gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Carta, vincolo del pareggio di bilancio, ma che non sono stati accompagnati da un processo organico di riforma. Ve lo ripeto, ma che non sono stati accompagnati da un processo organico di riforma, e qui ci arrivano loro, in grado di razionalizzare in modo compiuto il complesso sistema di governo multilivello articolato tra Unione Europea, Stato e autonomie territoriali, entro il quale si dipanano oggi le politiche pubbliche. Quindi cosa ci dice il governo? Il governo ci dice che gli interventi limitati come quelli sulla costituzionalizzazione del vincolo del pareggio di bilancio, si tratta di interventi circoscritti che abbisognano di un processo organico di riforma che sta per arrivare. A chi serve questa riforma costituzionale? Al popolo o alla sovrastruttura europea? Alla democrazia o ai mercati finanziari? Ce lo dice il governo. A chi serve? Non serve né al popolo, non serve né alla democrazia costituzionale. Non serve all'Italia, non serve al nostro paese, serve a renderci più schiavi dell'Unione Europea e dei mercati finanziari. Ve lo ripeto, si tratta della relazione, documento ufficiale, si tratta della relazione illustrativa al disegno di legge di revisione costituzionale presentato dal Governo al Senato l'8 aprile 2014, scaricabile facilmente da chiunque sul sito del Senato. Questa riforma, su stessa ammissione del governo, non serve alla democrazia, non serve al popolo, serve alla sovrastruttura europea e ai mercati finanziari perché raggiungano le loro indicibili finalità e perché pongano in essere tutti quegli strumenti necessari perché queste indicibili finalità vengano raggiunte. Se andiamo a leggere quelle che sono le intenzioni del governo, sempre all'interno di questo documento, è facile, guardate qui, lo spostamento del baricentro decisionale connesso alla forte accelerazione del processo di integrazione europea e in particolare l'esigenza di adeguare, ascoltate bene, qui è la prova, in particolare l'esigenza di adeguare l'ordinamento interno alla recente evoluzione della governance economica europea. E come ce lo doveva dire meglio? Come ce lo dovevano dire meglio che ci stanno schiavizzando? E ancora, sempre dallo stesso documento, il complesso di questi fattori ha dato luogo ad interventi di revisione costituzionale rilevanti, ancorché circoscritti, che hanno da ultimo interessato gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Carta, vincolo del pareggio di bilancio in Costituzione, ma che, ascoltate come ce lo devono dire, ma che non sono stati accompagnati da un processo organico di riforma in grado di razionalizzare in modo compiuto il complesso sistema di governo multilivello articolato tra Unione Europea, Stato e autonomie territoriali. Come ce lo devono dire più di così che ci stanno schiavizzando?
Questo è la di questo documento dimostra come l'introduzione del vincolo esterno della normativa europea all'interno della riforma costituzionale, articoli 55 e 70 del testo di revisione costituzionale, non sono un caso, sono un preciso obiettivo, addirittura dichiarato espressamente, di porre definitivamente sotto scacco e di porre definitivamente in gabbia il nostro paese, avendo come guardiano, ripeto, avendo come guardiano l'Unione Europea, avendo come capo l'Unione Europea, perché l'Unione Europea altro non è che, perdonatemi la franchezza di questa espressione, ma l'Unione Europea altro non è che una forma di neonazismo attraverso il quale, attraverso, diciamo così, i vari meccanismi che l'Unione mette in atto, cioè la moneta unica, quel tipo di legislazione adottato lì dove il Parlamento funge da mero notaio in differita, addirittura i controlli diretti dell'Unione Europea sulla possibilità di ciascun paese di spendere i propri soldi così come ritiene opportuno, il patto di stabilità interno, ecco, attraverso tutti questi strumenti l'Unione Europea altro non è che una neofita forma di neonazismo. Un tempo si uccideva con i mitra, oggi si uccide con la moneta unica. Detto questo, io ho già scritto alcuni articoli sul vincolo esterno, li ho scritti. Ho scritto un articolo sulla verità del 7 ottobre, ho scritto tre articoli sul Giornale d'Italia, ma ho scritto decine e decine di articoli sul blog scenarieconomici.it, del quale mi onoro di far parte e sul quale scrivo dal gennaio 2015. Ho esposto questa problematica del vincolo esterno più volte durante i convegni che ho tenuto, sia con Scenari Economici sia insieme a Marco Mori, anche lui che fa parte del blog scenarieconomici.it. Ma attenzione, io a proposito del vincolo esterno ho scritto in un mio articolo, se non erro quello sulla verità, che lì dove l'articolo 55 dice che il Senato nelle sue funzioni che prevede il testo di revisione costituzionale, partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione Europea, valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione Europea sui territori. Bene, io ho scritto sulla verità che il nuovo Senato altro non sarà che il pastore tedesco dell'Unione Europea, lì dove la razza cinofila non è affatto scelta a caso, per cui il nuovo Senato sarà il poliziotto cattivo dell'Unione Europea. Per cui, a parte quello che ho detto prima, il vincolo esterno in Costituzione, la tipizzazione del vincolo esterno in Costituzione, cioè l'inserimento del vincolo esterno rappresentato dalla normativa europea in Costituzione, altro non sarà che un controllo diretto da parte dell'Unione Europea su quella che sarà la nostra legislazione. E attenzione, come dicevo prima, oggi se volessimo non rispettare i vincoli derivanti dall'Unione Europea, potremmo benissimo, con un atto unilaterale, denunciare i trattati dell'Unione Europea facendo leva sull'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea. Se invece la riforma costituzionale superasse la prova referendaria, cioè se vincessero i sì, il vincolo esterno derivante dalla normativa europea non sarà più un obbligo scaturente dai trattati internazionali, che abbiamo visto come si supera, ma sarebbe un vincolo scaturente addirittura dalla Costituzione. E quindi la legislazione ordinaria, per il principio del rapporto gerarchico tra le fonti del diritto, sarebbe obbligata a
recepire tutto quello che di schifoso arriva da Bruxelles e Francoforte. E per resistere a questo sarebbe necessaria una nuova revisione costituzionale. E abbiamo visto quante difficoltà politiche, quante difficoltà tecniche e quanto tempo ci vuole per una revisione costituzionale. Quindi, che dire? Il vincolo esterno rappresentato dalla normativa dell'Unione Europea entra in Costituzione attraverso gli articoli 55 e 70, non attraverso l'articolo 117. È la dimostrazione di quello che vi ho detto, cioè che l'intenzione di questa riforma e dei suoi padri costituenti, in realtà figli destituenti, non è quella di migliorare la democrazia, non è quella di migliorare l'efficienza dello Stato, è quella di sottoporre il Paese al vincolo esterno rappresentato dall'Unione Europea. L'intenzione dei figli destituenti attraverso il vincolo esterno rappresentato dalla normativa europea è quello di schiavizzare l'Italia, inserendola ufficialmente all'interno della gabbia eurocratica, all'interno della gabbia rappresentata dall'Unione Europea. Facciamo attenzione, perché se dovesse passare il sì, se dovessero vincere i sì, saremo schiavi per sempre, fino ad una nuova revisione costituzionale che non smantelli questo scempio, questa vigliaccata. Del resto hanno fatto già la vigliaccata dell'articolo 81 della Costituzione sul vincolo del pareggio di bilancio. Non si sottraggono dal fare anche questa, tant'è che lo hanno ammesso esplicitamente nel documento del governo che vi leggevo prima. Per cui io vi ricordo, per coloro che fossero interessati ad approfondire questi temi, leggete i miei articoli, io pubblico sul blog scenarieconomici.it, ho spazio sul Giornale d'Italia, qualche volta ho scritto già un articolo sulla Verità, spero di scriverne altri, ho spazio su alcune riviste giuridiche, quindi ho spazio chiaramente sui social, lì dove troverete pubblicati i miei articoli e i miei video, per cui materiale ce n'è, c'è tutto per poter comprendere. Io ho scritto, vi ricordo, questo libro che si intitola Figli destituenti, i gravi aspetti di criticità della riforma costituzionale. Ho scritto anche quest'altro, ne ho scritti tantissimi, oggi ve ne presento solo questi due. Il tradimento della Costituzione, dall'Unione Europea agli Stati Uniti d'Europa, la rinuncia alla sovranità nazionale. Ho scritto questi due libri che si trovano sia in formato cartaceo che in formato ebook, per cui facilissimi da trovare. Vi invito a studiare, vi invito a riflettere su quello che vi ho detto e al referendum costituzionale del 4 dicembre votiamo no, perché votando no salveremo lo Stato, salveremo la Repubblica. Salveremo la Costituzione e soprattutto eviteremo che i nostri figli siano per sempre destinati a far parte di questa gabbia schiavistica rappresentata dall'Unione Europea che, se dovesse vincere il sì al referendum confermativo, addirittura entrerà in Costituzione e saremo costretti, con l'attività legislativa ordinaria, a far entrare all'interno dell'ordinamento giuridico italiano tutte le schifezze, tutte le nefandezze, tutte le vigliaccate che provengono da Bruxelles e Francoforte. Un appello a tutti voi che mi ascoltate. Salviamo la Costituzione. Salviamo quella meraviglia del 48, al di là di quello che dicono gli intellettuali salariati. Qualcuno di questi sta per partire per l'America in questi giorni. Votiamo no e salviamo la Costituzione. Votiamo no e daremo ai nostri figli la speranza di non essere schiavi. Grazie a tutti e alla prossima.